Buongiorno a tutti, benvenuti a un'altra veglia tratta dalla Bibbia. La lettura di quest'oggi si trova nel libro dei Salmi, al capitolo 33, versetto 12, che dice: Beata la nazione il cui Dio è il Signore, beato il popolo che Egli ha scelto per sua eredità. Non so in quanti paesi voi abbiate vissuto finora nella vostra vita, io in un paio. Come sappiamo bene, ogni paese ha insomma i suoi problemi, ogni paese ha i suoi governanti che sono uomini peccatori, fallibili, con le loro problematiche. Quindi provate per un attimo a immaginare di vivere in una nazione, in uno stato dove diciamo il capo è Dio in persona, no? Mettendolo un po' diciamo sui nostri termini della democrazia, no? Il ministro dell'interno, Dio. Il ministro della salute, quello che si occupa della salute, sempre Dio. Il ministro della giustizia, sempre Dio. Pensate a quale benessere e a quale gioia potrebbe avere il popolo che abita in un paese del genere, no? Ed è per quello che la nazione il cui Dio è il Signore viene chiamata beata. È bello essere beati, no? Quando nel resto del versetto dice che il popolo che egli ha scelto per sua eredità è beato, sta parlando di tutti noi. L'eredità cos'è? L'eredità è qualcosa che qualcuno lascia dopo la sua morte. E quando Gesù è morto ed è tornato in cielo, ha lasciato sulla terra chi? Ha lasciato sulla terra i suoi discepoli, che sono la sua eredità. Quindi beato il popolo che Gesù ha scelto come sua eredità, beati i suoi discepoli, no? Beati coloro che ascoltano la sua voce. E quest'oggi, fratelli e sorelle, io vorrei per tutti noi che anche noi facessimo parte di questo popolo beato, perché se il Dio è veramente il nostro Signore, da questo ne trarremmo grandi beatitudini, sia presenti che future. Perché Lui sarà colui che si occuperà della giustizia nella nostra vita. Lui sarà colui che si occuperà della salute nella nostra vita. Lui sarà colui che si occuperà dell'istruzione, della sicurezza e di tutte le altre cose di cui abbiamo bisogno.